Buonasera a tutti ragazzi del vostro Cartel Curva Nord. Finita Inter-Slavia Praga 1-1. Che poteva finire molto peggio. Poteva finire 1-0, ma invece la zampata vincente di Barella ci salva le chiappe del culo. Da una prestazione veramente vergognosa. Ok, condizione fisica non c'era, d'accordo. Ma ho visto una bruttissima Inter. E questa volta veramente l'ho vista brutta da quando è arrivato Conte all'Inter. Pensatela come cazzo vi pare. Questa è stata la peggior Inter che ho visto fino ad oggi. Mi ricordava l'Inter vecchia, ok? Condizione fisica zero. Non si corre. Lazzaro alla prima partita. Lukaku a mezzo servizio per il mal di schiena. Perfetto. Ma le palle non le abbiamo tirati fuori per niente. Solo negli ultimi 5 minuti di recupero. Lì qua hanno dato 8 minuti di recupero. L'arbitraggio? Ma lascia a voi i commenti dell'arbitraggio, lo lascio a voi. Lascia a voi i commenti di questo arbitro incompetente, bastardo figlio di puttana. Io ho detto tutto, adesso sta a voi a dire che cosa ne pensate di questo arbitro del cazzo. A me quest'Inter non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta per niente. E sia ben chiaro, spero che sia stata una partita storta, perché me lo auguro che sia stata una partita storta, perché adesso arriva il derby e arrivano le partite che contano. C'è il derby, c'è la Lazio e ci saranno altre partite importanti come il Barcellona e il Borussia Dortmund. E non voglio sentire niente, perché questa deve essere una prestazione da cancellare immediatamente. Deve essere cancellata immediatamente una prestazione di merda così. Non posso accettare un Inter così. Questa non è l'Inter che voglio. L'Inter deve essere altro. Ci vuole carattere. Ci vogliono le palle. Le palle sotto. E soprattutto di ritrovare tutti i giocatori a pieno titolo. Perché così non si va da nessuna parte, signori. In Champions non puoi fare queste figure di merda. Regalare due punti a un Borussia Dortmund e un Barcellona, che sono squadre sempre allenate a questa competizione, tu non puoi permettertelo. Tu allo Slavia Praga non dovevi concedere un cazzo. Se vuoi passare questo girone, sono queste le partite che devi vincere. Adesso sarei costretta a fare l'impresa, però con il Borussia Dortmund come minimo devi vincere andata e ritorno. Col Barcellona devi sperare, non devi augurarti il peggio, almeno devi strappare un pareggino tra l'andata o il ritorno, fate voi. E con lo Slavia Praga al ritorno come minimo gli dava 4-5 gol. E non voglio sentire che non è possibile fare 4-5 gol allo Slavia Praga al ritorno, perché mi comincia a cazzare, e poi quando mi comincia a cazzare poi dopo mi seguono 5 minuti, no? Ecco, cerchiamo di fare le cose con calma. Ok, cancelliamo, annulliamo, riprendiamoci. È un incubo? Perfetto. Non voglio più vedere prestazioni del genere, perché queste sono di quelle prestazioni che fanno proprio schifo. Schifo, e fanno soprattutto male. Perché io di certo quest'anno mi aspetto qualcosina di più, l'ho già detto. Volevo almeno passare il girone, eh?
c'è ancora tempo, è la prima partita, sto calmo, sono calmo, perché sono calmo, ma non mi fate incazzare. Questa è la prestazione da dimenticare. Ora sabato sera arriva il Milan, derby, perciò non mi fate incazzare già. Brutta prestazione da cancellare. Sbiancattiamo tutto e pensiamo al futuro. Immediatamente, già da domani. Chiaro il concetto? Io, ragazzi, non mi voglio incazzare. Mi auguro che sia stato solamente una brutta prestazione. Con questo concludo il video. Aspetto i vostri commenti. Iscrivetevi al canale YouTube, condividete e ditemi anche la vostra. Bella!